Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Baretta per la chiarezza con la quale ha espresso un po' il parere del Governo rispetto alla nostra mozione. Noi sono passati circa 20 anni da quando la Lega Nord ha portato nel dibattito politico i contenuti del federalismo. Ed oggi l'obiettivo della mozione, l'obiettivo di discutere, di calendarizzare una mozione sul federalismo, era quello di darne una priorità dal punto di vista degli indirizzi politici, ma dal punto di vista soprattutto dell'attività. Anche Tendono le guidine. Prego. perché abbiamo trovato, e oggi c'è la conferma da parte del sottosegretario, la condivisione da parte del governo quando il ministro Delrio ha citato come ineludibile, come urgente il passaggio del federalismo fiscale visto il fallimento del centralismo. Io non so se dovevamo arrivare a questo punto, cioè al punto dove la crisi economica ha provocato una crisi sociale diretta, tanto da far arrivare gli enti locali al punto di non riuscire a chiudere i bilanci in questi giorni o comunque di far fatica a far quadrare i conti. È stata trovata una condivisione su un principio, noi pensiamo, estremamente fondamentale, cioè nel momento in cui ci sarà la fine della finanza derivata e gli enti locali potranno godere della propria autonomia dal punto di vista delle entrate, dal punto di vista delle gestioni, noi provocheremo fattori assolutamente positivi, tra cui la salvaguardia delle singole identità territoriali, ma soprattutto il concetto della trasparenza e della responsabilità, cioè della trasparenza nella gestione degli enti locali e di qualsiasi ente pubblico e della responsabilità da parte degli amministratori in contemporanea alla partecipazione diretta del controllo delle spese e dell'utilizzo dei soldi da parte dei cittadini. È un lavoro che in parte è già stato fatto, infatti noi nella nostra mozione chiediamo, come diceva il sottosegretario precedentemente, di riprendere e di dare pragmatezza ai contenuti della legge delega sul federalismo fiscale, utilizzando la bicamerale che è appena stata costituita e parallelamente alla definizione di chi fa cosa dal punto di vista delle autonomie locali, ed anche questa noi pensiamo sia una cosa estremamente importante ed estremamente urgente. La faccio breve, ma voglio assolutamente ringraziare tutti i colleghi degli altri gruppi che hanno lavorato insieme a noi alla Scusi, onorevole definizione. Guidesi, onorevole Villarosa, onorevole Di Battista, onorevole Sibilia, gentilmente se la riunione la possiamo fare fuori, qui, grazie. Prego. Volevo ringraziare tutti i colleghi degli altri gruppi che hanno lavorato insieme a noi alla definizione di una mozione unitaria e alla volontà da parte loro di arrivare ad una, non direi sintesi, però assolutamente ad una mozione di contenuti con degli impegni ben precisi per il governo. È stato un lavoro di tutti con l'obiettivo di arrivare, ripeto, a dei contenuti ben definiti. Li ringrazio perché da parte di tutti c'è stato, insomma, quel fattore comune che è quello di dire che questa riforma è una riforma fondamentale per questo Paese. Se noi vogliamo far ripartire e dar chiarezza alla confusione che oggi vive sia dal punto di vista costituzionale che dal punto di vista della finanza locale questo Paese, questa riforma diventa assolutamente fondamentale ed assolutamente prioritaria. Ringrazio loro, come ringrazio i capigruppo che hanno voluto firmare la mozione che abbiamo condiviso tutti insieme e faccio un appello, il mio appello va al Movimento 5 Stelle perché ho visto che nella loro mozione condividono un po' gli aspetti delle premesse, ma anche i tanti impegni che noi abbiamo definito nella nostra mozione. Mi auguro e mi aspetto che anche loro votino la mozione che è in discussione a firma dei capigruppo, perché io sono convinto di una cosa, che non basta cambiare le facce di chi gestisce l'attività legislativa di questo Paese, ma io credo che
che anche nei contenuti e nelle riforme vere questo Paese possa cambiare. Grazie.